Eccoci, Eccoci! buon pomeriggio, Buon sono pomeriggio la dottoressa Elvira Ripamonti, psicologo, psicoterapeuta, e si dedica a promuovere e far conoscere la disciplina dolce e anche il suo approccio, diciamo, come professionista, no? Quindi ti do il benvenuto, sono contentissima che sei qua. a tutti. Emozionata come mai? Lavorare con te, Ok, Rosy, grazie per questo invito. vabbè, Elvira ha una sua pagina Facebook che la potete sicuramente seguire, che si chiama Dottoressa Elvira Ripamonti. Come si chiama Elvira? Sì, dottoressa Elvira Ripamonti, è un nome lunghissimo, psicologa, psicoterapeuta, lecco, disciplina dolce. Ecco. Quindi dopo Fortunatamente magari lo di mettiamo Elvira non ce sotto. ne sono tante nel web, quindi Elvira Ripamonti è facile. Esatto, quindi io l'ho chiamata perché l'educazione rispettosa, no? Quello che io promuovo, che è più o meno la stessa cosa, disciplina dolce, educazione rispettosa, educazione positiva, è sempre la stessa cosa. Io l'ho chiamata Sinonimi. educazione rispettosa e per me è importantissimo conoscere sempre il più possibile, no, le caratteristiche dei nostri bambini, no? Io credo che esistano bambini dei bambini, no? Ci sei il bambino, come io lo chiamo, pacco regalo, dove lo metti, sta, ma proprio in modo spontaneo, un po' gioca, sta lì tranquillo, c'è il bambino molto più vivace, ci sono i bambini molto sensibili a tante cose, no? E dice, mamma mia, ma lui veramente è così. E allora Elvira si è dedicata un po' negli ultimi periodi della sua vita professionale, professionale, professionista, mi confondo sempre, anche a ricercare questa caratteristica, no, dei bambini altamente sensibile. Allora Elvira, io vorrei sicuramente parlare di questo argomento, chiamato per parlare di questo argomento, perché credo che conoscere, anche partiamo dal presupposto però, che tutti i bambini vanno trattati con rispetto. Questo è Tutti, tutti, tutti. indubbio e speriamo che questo concetto a tutti gli utenti della tua pagina sia passato, che non è una strategia ad Esatto, hoc. importante. Però a volte ci sono situazioni dove la pazienza dell'adulto si mette veramente a dura prova, no? Si mette veramente, cioè, arriva un punto che tu dici, vabbè, sopporto, sopporto, o magari gestisco, 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 ma non so come fare perché lui veramente sembra, ok, molto, molto più sensibile di quello che potrebbe essere la media, no? Di un bambino che magari si calma in modo diverso, ok? Quindi parliamo di queste bambine, no? Che secondo me è un po', no, dai, lascio la parola a te. Vai. Mi senti? Senti? Ok, Ok, scusa, ti avevo un attimo perso, sì, adesso ti sento. ho detto lascio la parola a te. A parlare, Ero presupposto che quindi avevo perso. descriverci un attimino, okay, le caratteristiche di un bambino altamente sensibile. Allora, parto in realtà con una nota buffa, che mi sa che tra i nostri spettatori c'è qualche persona altamente sensibile perché una persona ha subito scritto: Rosa, hai cambiato location, l'attenzione ai dettagli. Ah sì? La Susi! Sì, Susi! Ho finalmente sistemato il mio ufficio! Susi? Allora, ha visto subito. No, l'ho letto perché mi è balzato all'occhio questo commento, perché una caratteristica, per esempio, dei soggetti adulti, bambini che siano altamente sensibili è questa attenzione fine ai dettagli che a volte ci stupisce. Io prima di partire però a parlare subito dei bambini altamente sensibili, farei una piccola premessa agganciandomi a quello che hai detto, nel senso che la nascita di un bambino chiede sempre un adattamento. Sia che sia il primo figlio, sia che sia il quinto, nel senso, ogni volta che nasce un bambino, mamma e papà non sanno bene chi portano a casa. E allora riprendo un po' quel Giusto. concetto di esogestazione, che si dice 9 mesi nella pancia, 9 mesi fuori dalla pancia, e in questi 9 mesi fuori dalla pancia, secondo me, ci servono per iniziare a capire chi ci siamo portati a casa. Cioè, che fino a quel momento non l'avevamo mai visto, ci ritroviamo a casa e chi è questo? Sì, è mio figlio, è il mio cognome, ma
come mi ci devo approcciare a lui? Perché tante persone nei corsi preparto hanno già fatto magari delle parti anche su come gestire il neonato, il bagnetto, la nanna, tutta una serie di cose bellissime. Poi però con quel bambino lì in realtà bisogna adattarsi. Ecco perché bisogna proprio imparare a capire chi si ha davanti, perché il bambino possa essere il più sereno possibile. Allora, l'obiettivo di questa diretta è parlarvi di un tratto temperamentale che, di cui si è iniziato a parlare negli ultimi decenni, nel senso che probabilmente quando io ero piccola non si parlava ancora a livello accademico e scientifico dell'alta No, sensibilità. no, se parlava, Elvira, diceva che erano rompescatola e che non si sopportavano. Sì, si parlavano comunque di questa cosa, quindi in modo così. Adesso si parla in modo scientifico, però prima si diceva, ma questo qua mi ha rotto il culo! Scusate, quindi vediamola un po' così. Quando dico bisogna capire chi ci si è portati a casa, a volte è importante avere anche de degli elementi su cui inqu poterci inquadrare, perché prima Rosy diceva ci sono i bambini che sono dei pacchi regalo, cioè una meraviglia, cioè dove li metti stanno, non piangono ma cioè uno spettacolo. Allora io dico quei genitori, ben per loro nel senso, e poi ci sono invece altri Ma quello bimbi lì, che aspetta, Elvira, quello lì è sempre quello del vicino, ormai è il tuo. No, anche quello è vero. perché è l'erba del vicino che è sempre più verde. Esatto, come quello che dorme tutta la notte, è sempre quello del vicino, ma mai tuo figlio dorme No, tutta la vabbè, ma notte. io avrei un aneddoto anche sui gatti, perché io avevo due gatti quando ero all'università e una mia amica diceva, oh, ma il tuo gatto, che meraviglia, sta sempre lì sulla pancia, vuole sempre essere coccolato. Il mio appena mi avvicino scappa, cacchio. E dico, sì, ma quando gli voglio fare le coccole io, il mio uguale al tuo, Vedi, allora è uguale, funziona uguale con le persone, no? Più o meno. sono uguale con le persone, assolutamente. Allora, dicevo, dobbiamo conoscere anche questo tratto temperamentale, perché la premessa che a volte ci si dimentica, forse ne avevo un po' parlato anche al convegno, è che si cade in quell'illusione che i bambini sono delle tabule rase, che il nostro agire condiziona completamente. Da un lato, iperinvestendoci di una responsabilità Certo. che ansia, cazzo, cioè, è tutto nelle mie mani. Dall'altro è in realtà un inganno, nel senso che ogni persona nasce con un suo temperamento. Gli studi dicono che il temperamento incide per il 30-50%, nel senso che alcuni autori sono molto categorici, dicono 50% ambiente, Sì, 50% temperamento. certo. Qualcuno invece dice, ma no, dai, siamo un po' più morbidi, anche i temperamenti possono variare molto in base all'ambiente, quindi dicono 30-70, 30-70 e se la giocano così. Io dico che al di là delle statistiche, Importante. 50 o 30, poco cambia, però i bambini hanno delle loro, cioè non vengono al mondo tutti uguali, quindi veramente. Bisogna partire dal presupposto che dobbiamo capire chi abbiamo in casa per adeguare la nostra risposta al fine che sia il più sereno possibile nella sua crescita. Allora, il bambino altamente sensibile non è facile da individuare come fattispecie, Ok. perché è un tratto temperamentale, tra l'altro su base genetica, come tutti i tratti temperamentali, quindi ha qualcosa di innato, ma che ha un funzionamento comune a livello encefalico, quindi di profondità di elaborazione dell'informazione, ma non si esprime nel comportamento in ugual misura in tutti i bambini. Quindi alcuni bambini ad alto temperamento, ad alta sensibilità, sono bambini comunque molto, molto a modo, quasi che non vogliono disturbare. E altri bambini invece, che soprattutto crescendo, rischiano di diventare un po', rumorosi loro, un po' di difficile gestione, che mandano un po' in cortocircuito i genitori. In generale, le ricerche dicono che i bambini altamente sensibili nella primissima infanzia, quindi diciamo nei primi mesi di vita, possono essere bambini che fanno anche più fatica ad addormentarsi o a mantenere il sonno, perché hanno una soglia di risposta alla stimolazione ambientale più alta. Quindi appena sentono un rumore si svegliano. Cioè ci sono quei bambini che uno dice, ma guarda, ho fatto fatica ad addormentarlo, però una volta che dorme può partire il martello pneumatico a casa del vicino che
Lui continua a dormire. E ci sono invece bambini che proprio hanno questa suscettibilità agli stimoli ambientali che denota il fatto che colgono tutto e a volte quindi sono bambini che fanno fatica a mantenere un sonno per tanto tempo. Oppure sono i bambini che se li porti fuori sembrano quasi un po' persi, nel senso troppo rumore, troppa gente, troppi stimoli. Spesso fanno fatica anche a calmarsi, quando iniziano a piangere hanno un pianto che li travolge. Qualcuno direbbe sono essi stessi vittime del loro pianto. Di certo possiamo dire che sono bambini che fanno tanta fatica ad autocalmarsi nei primi anni di vita, nell'infanzia. Poi in età adulta o nell'adolescenza, più o meno tutti devono trovare delle strategie di sopravvivenza, perché così vuole la natura. Però i bambini altamente sensibili possono essere bambini che piangono, ma piangono più di altri. Cioè che a volte quando Rosy diceva la nostra asticella di sopportazione o comunque di accoglienza ha un limite a volte. Allora dobbiamo sapere che se sappiamo, poi iniziamo a pensare che il nostro bimbo sia altamente sensibile, dobbiamo alzare un pochino la nostra soglia di tolleranza perché hanno bisogno di un'accoglienza ancora più alta. A volte sono bambini che fanno fatica a socializzare, ma perché hanno quell'iniziale titubanza che hanno bisogno di studiare l'ambiente più di altri per sentirsi sicuri. Una cosa che però a me ha colpito è che spesso si è associata nell'infanzia, quando tu prima dicevi, no, forse se ne parlava anche quando eravamo piccolino in termini un po' sbrigativi, ma quel bambino è troppo timidino, è sempre attaccato alla gonna della mamma, dà una connotazione quasi di errore a questa cosa, cioè che se il bambino è sempre attaccato alla gonna della mamma, a parte che i bambini attaccati alla gonna della mamma, io non ho mai Deve, se no chi deve essere attaccato, non so, al Ma vicino poi di io in casa. realtà non li ho mai visti realmente sempre attaccati alla gonna della mamma. Sono semplicemente dei bambini che non vanno fatti sentire sbagliati, che hanno quella prima necessità di studiare l'ambiente. Cioè, ed è Guarda, importante. adesso mi è venuto in mente una cosa perché nella formazione che io porto avanti, che è il Family Training, noi come educazione rispettosa abbiamo suddiviso diciamo, il comportamento dei bambini e il comportamento del genitore, no? Non i bambini, è il comportamento. Quindi c'è il bambino sicurezza, il bambino forza e il bambino cooperazione. Quindi il bambino sicurezza è proprio questo, no? Quello che va arriva dopo, quello che si nasconde dietro, quello che semplicemente al parco non gioca ma sta osservando, ok? E lui, anche se noi pensiamo che non sta giocando, in realtà la sua osservazione già lo fa partecipe, no, dentro di sé, però lui evita tutto questo marasma, no? Perché è un po'. Quindi mi viene un po' di ricordare diciamo, l'approccio che noi diamo a questo tipo di bambini. Dobbiamo comunque, diciamo, fra virgolette, conoscerle per poter accettarli, perché questo, no? Ha detto una cosa Assolutamente. bellissima, è troppo timidino, e qual è il problema? Accettiamoli, magari incoraggiamo, magari aiutiamo, però vanno accettati. Come quando io ho i capelli neri, tu sei bella bionda, io sono capelli neri, e io accetto i miei capelli neri, cioè devo Sì, come accettare dire che che non non mi. è né più giusto né più sbagliata questa cosa. Esatto. E io, per esempio, questa distinzione che facevi dei bambini non la conoscevo, ammetto che non ho seguito il tuo family training, però credo che quei bambini lì, quelli lì che arrivano un attimo dopo, siano semplicemente bambini probabilmente altamente sensibili. E tra l'altro, è importante dire che parlare di alta sensibilità non vuol dire parlare di timidezza o meno, introversione, estroversione, perché il bambino altamente sensibile non è necessariamente un bambino introverso e che tende al ritiro sociale. Può essere magari anche il rappresentante di classe dopo che ha preso confidenza con la classe. Possono anche essere dei leader positivi. Nelle ricerche si è detto, nelle ricerche antropologiche, per esempio, si è visto che l'alta sensibilità è un tratto che c'è nell'umanità dalla notte dei tempi. E probabilmente le persone che erano i filosofi, i leader politici, quelli che si andavano a chiedere consigli, erano persone altamente sensibili, nulla di più. Cioè,
È soltanto poi nel tempo che questa cosa dell'essere un pochino più attenti ai dettagli, maggiormente in grado di ascoltare l'altro, è diventato sinonimo di errore o addirittura di timidezza. Cioè, se io sto un secondo, un passo indietro per dare spazio a me di capire dove sono, non è detto che poi non faccio in realtà il passo avanti e dentro e socializzo anche con gli altri. Magari non sono quello che parla con 500 persone contemporaneamente subito. Magari inizio a entrare, prendo confidenza con uno, parlo con un altro, mi trovo i miei punti di aggancio. Ed è qualcosa di curioso da capire, perché è come se a volte, mi torna sempre la frase di Einstein, che è come se giudicassimo una scimmia per la sua capacità di nuotare o un pesce per la sua capacità di arrampicarsi su una pianta. Allora, sarà sempre sbagliato se noi lo vediamo per una sola caratteristica. Ma no, questi bimbi, come altri, hanno delle loro peculiarità. Il bimbo altamente sensibile ha proprio una modalità di processamento dell'informazione a un livello più profondo, che non è né più giusto né più sbagliato degli altri. Semplicemente elabora l'informazione in un modo un pochino più profondo. Quindi, per esempio, non è che è sbagliato se è il bambino che se gli dai 5 comandi si perde e non ne esegue nemmeno uno. Semplicemente devo capire io che non posso sovrastimolarlo. Se voglio che faccia 5 cose, gliene devo dire una per volta. Vai avanti, se mi sta scaricando il computer, non l'ha paccato il coso. Fantastico. Arrivederci. No, non è un problema. No, Chiedo scusa, non è un problema, figurati. Quindi è proprio da capire che l'alta sensibilità è un valore, non è un problema. E quindi, se lui non esegue cioè 5 comandi contemporaneamente, è perché elabora l'informazione in maniera profonda e se gliene dai tante va un po' in cortocircuito e allora so che gliene devo dire una per volta di cosa. Io, per esempio, sono una persona che so tante cose da fare contemporaneamente, non rendo di più, rendo di meno, perché tendo a sentirmi quasi soffocata, cioè troppo. Vai in uno stress negativo. C'è chi invece ha bisogno di arrivare ad avere tante cose da fare per iniziare a galoppare. Vanno bene entrambe queste cose. Il fatto che l'alta sensibilità come tratto è stato rilevato in tutti i mammiferi, non soltanto nelle scimmie, fa proprio capire che è un tratto che garantisce la sopravvivenza della specie. Allora mi piace l'esempio che porta Laron sui cerbi. Se immaginiamo che ci siano due cerbi, tutti e due che stanno brucando un pezzettino di prato, poi a un certo punto alzano lo sguardo e vedono un cespuglio più verde e rigoglioso poco più avanti, però dovendo attraversare una strada. Allora Laron fa questo esempio. Il primo cervo vede il cespuglio, prende e va. E va a mangiarsi la sua erbetta. Il secondo cervo sta lì. Si guarda intorno, studia, capisce, quando si sente sicuro si muove attraverso la strada. Ok, sono entrambi funzionamenti che portano alla sopravvivenza della specie. Perché? Proprio perché sono in due, che hanno due modi diversi. Se il primo cervo incontra un cacciatore o una macchina che lo stira al cespuglio verde, non ci arriva. Non ci arriva. Invece l'altro. Invece l'altro, a quel punto, può prevedere un pericolo, può stare più attento ed evitarlo. Però se l'altro cervo fosse l'unico, è come dire da solo non si muoverebbe mai. E quindi non potrebbe mai mangiare i germogli verdi più buoni. Quindi cioè se tutti fossero come lui, di fatto non si andrebbe molto avanti. Sono entrambi funzionamenti che sono validi e che si compensano. Va bene che nella società ci siano persone altamente sensibili e persone con altri tratti temperamentali. Dico altri tratti temperamentali, perché se uno non è altamente sensibile, non vuol dire che è insensibile. Cioè, non essere altamente sensibile non vuol dire non essere sensibile. Vuol dire che magari si ha una sensibilità, una delicatezza d'animo che non parte da una modalità di processamento dell'informazione così profonda. Infatti, l'alta sensibilità non è sinonimo di capacità di ascolto, di empatia.
Anzi, la Aaron e altri studi hanno fatto vedere che ci sono anche adulti che sono altamente sensibili, quindi se si va a vedere come il loro cervello funziona, sono altamente sensibili, ma sono assolutamente freddi poi in età adulta perché la loro alta sensibilità non è stata riconosciuta e valorizzata, ma è stata sempre vista come un problema. Lui stesso l'ha vissuta come un problema che l'ha un po' repressa. E proprio perché l'ha repressa è diventato un altamente sensibile cover, corazzato. E che quindi fa fatica ad essere poi empatico. Ecco perché dico non essere altamente sensibili non Non vuol vuol dire essere dire. insensibili, vuol dire non avere questo. È importante sapere anche questo, no? Perché sennò qua tutti diventiamo, eh? Allora io che cosa sono se non sono altamente, la parola come hai detto tu, l'inferenza è l'altamente sensibile, quindi va sopra la media, diciamo un po' così, no? Sì, che è la L'importante è. differenza. Che è il termine che è usato nella letteratura per definire come funziona quel cervello lì, come elabora l'informazione quel cervello lì. Potevano chiamarlo anche in un altro modo, cioè, Ma perché tutto bisogna questo è stare bello, attenti. è molto bello perché dobbiamo smettere di standardizzare i bambini. Quindi non tutti sono uguali, Assolutamente. no? Il bambino altamente sensibile, cioè, per fortuna l'intelligenza multiple di Gardner. Gardner, sì, io stavo dicendo un'altra cosa, di Gardner, quindi noi dobbiamo, come dice l'educazione rispettosa, ok, cercare di diventare il genitore per il bambino che ho. Il genitore migliore per quel bambino lì. Esatto, ecco perché tra l'altro con figli diversi mi capita di mettere in campo strategie diverse. Non ho Perché? capito, scusami, ti ho Ecco perso. perché con figli diversi mi può capitare di dover mettere in campo strategie diverse. Perché non c'è una strategia valida universalmente. E a me piace una volta un'intervista che ha fatto la Filiosa che diceva: non chiedetemi consigli, io vi dico cosa vuol dire essere rispettosi del bambino, ma il consiglio sarà sicuramente sbagliato poi, perché io non vedo vostro figlio e se anche lo vedessi non lo vedo in quell'interazione lì e non voglio sentirmi dire sì, ma non ha funzionato. Non ha funzionato Questa è la perché cosa la difficile disciplina parlare. dolce non è un elenco di modus operandi universali. Vuol dire avere in mente quel bambino lì, saper vedere quel bambino lì per modulare la risposta su quel bambino lì. È importantissimo questo, cosa che non può succedere nella scuola perché lì standardizzano la testa dei bambini. Però vabbè, questo, come dice Paolo Mai, il mio amico Paolo Mai dice, no? Se io ho un pomodoro, devo fare le cose per seminare e far crescere un pomodoro. Se ho una zucchina, non posso fare la stessa cosa che faccio con il pomodoro. La zucchina ha bisogno di altre cose che non ha bisogno il pomodoro. Quindi noi dobbiamo, cioè, questo, avere questa diretta poi devono arrivare come un punto di arricchimento, come sto dicendo? Arricchimento. Arricchimento per poter dire ok, indipendentemente dal mio bambino, io devo conoscere chi è il mio bambino per poter saperlo gestire. Se il mio bambino le dà fastidio la maglietta con il collo, come mio figlio, che io adoravo il collo, come si chiama il collo? Girocollo. Il No. girocollo, no, è il Dolce coso. vita, dolce vita. Dolce vita, che non ho capito mai dolce vita, cosa c'entra quel collo dolce vita? Mai capito questa loro qua. Vabbè, questo è un altro discorso. Io compravo le magliette quando ero piccola, non c'era verso di mettere il dolce vita, non c'è verso di mettere un jeans, non c'è verso, deve essere la tuta che lui si può muovere. Quindi io nella mia testa volevo metterlo come il jeans e il dolce vita per farlo fighetto e lui non ha mai permesso, no? Quindi basta, piego il dolce vita, lo regalo a chi le va bene. Ame, no? Questa è la cosa, secondo me, è importantissima. Allora, c'è una domanda, ci sono tante domande, non una, perché ho detto, ok, ci sono delle domande, aspetta che voglio vederti un po', magari te le metto qua sopra, così le leggi anche tu, perché, tu mi avevi raccontato un po' il fatto di che se parla che questa alta sensibilità abbiamo intorno al 20 o 30% della. 20-30%, esatto, il 20-30% della popolazione ha questa modalità di funzionamento ed è una modalità di funzionamento che non ha nulla di patologico. Esatto. Cioè, Ma come tranquilla. Allora, io
odio parlare strategie, cioè, non esiste una strategia, no, nel mondo dell'educazione rispettosa, no? Perché non si può considerare che il bambino tu fai con la bacchetta magica il bambino, anche se ci sono dei trucchetti che più o meno, no, che credo che non più trucchetti, sino il modo di comunicare che fa, okay, la differenza. Allora, cosa possiamo fare o dire a queste mamme, no? Che sentono che hanno il bambino che piangono per tutto, ok? Anche se hanno, aspetta, perché io devo chiarire una cosa insieme a te. Io, bambino, si sono sazio, perché poi questa è la cosa che un po' si confondo, si sono sazio di connessione, contatto fisiologico a livello di fame, si sono tranquillo, si so, ho la presenza di mia mamma. E sono tra Il bambino solitamente è abbastanza tranquillo, no? Ma ci sono i bambini che, nonostante a questo, perché io me lo ritrovo nelle consulenze, nonostante che la mamma magari dedica del tempo, che è lì, che crede di sentire, no? Di poter dare quello di cui ha bisogno il bambino però è sempre un richiamo o un pianto o è una situazione sempre che porta molto stress al genitore. Non so se mi segue, sai che io parlo in parlo a volte, no? E quindi, cosa possiamo dire a questi genitori che sentono che hanno i bambini che Non, non so è cosa come non dire? bastasse mai. Allora, ecco, questo forse è un punto chiave. Il bambino altamente sensibile a volte prova disagio, o anche l'adulto altamente sensibile, i soggetti altamente sensibili, ma adesso stiamo parlando dei bambini, a volte provano disagio, quindi lo esternano a volte con pianti, a volte magari a volte non piangono, sembrano soltanto un po' tristi, soprattutto i bambini in età scolare, quindi di 6-7 anni che magari non esternano sempre col pianto, ma li si vede un pochino spesso, per delle cose che gli creano un disagio che io nemmeno penso che sia un disagio, perché io non sento quel disagio lì, cioè, tra virgolette, genitore altamente sensibile, bambino altamente sensibile, il genitore ha più probabilità o più facilità di capire, di cercare di cogliere qual è il disagio anche del figlio. Se però io non sono altamente sensibile, perché potrei anche non esserlo io, o magari è l'altro mio partner quello. Il mio partner, quello sensibile della coppia, faccio un po' fatica perché magari non riesco a capire, non riesco a, tra virgolette, a cogliere anche il non detto, che magari se, non nemmeno avevo contemplato che si sta lamentando perché sente troppo caldo, sente troppo freddo, c'è troppo rumore nell'ambiente, c'è troppa gente al parco giochi, è troppo stanco. Sono bambini che mal sopportano la stanchezza, ma proprio peggio di altri, nel senso che tutti i bambini stanchi vanno in disregolazione. I bambini altamente sensibili nella stanchezza è come se fossero imprendibili, cioè veramente non gli può andare bene niente, niente. Caldo, freddo, hanno notato un dettaglio, oppure gli dà fastidio una cucitura di un vestito, ma magari essendo di 2 o 3 anni non riescono ancora a dire che gli dà fastidio, provano un disagio che io nemmeno posso immaginare. Dato che ci sono tutte queste cose che io posso non cogliere, l'unica indicazione che mi viene da dare è prendere sempre per vera quella manifestazione di disagio del figlio, anche se non so, non riesco proprio a immaginarlo. Ha mangiato, ha dormito, secondo me. Secondo me non fa né caldo né freddo, ma su questo dico che se secondo me non fa caldo non vuol dire che per mio figlio non lo faccia. Nel senso che io sono una freddolosa, dormire col piumone fino a qua, il mio bambino in realtà anche in pieno inverno dorme, dormirebbe in mutande fuori dal letto. Abbiamo una termoregolazione diversa. Quindi non è necessario che devo usare me come parametro. Se lui piange, se lui è triste, se lui ha un disagio, lo prendo per vero, a prescindere da quello che c'è. Ed è quello che dicevo, sapere che un bambino può essere altamente sensibile aiuta ad alzare un pochino il livello di tolleranza. Allora, le ricerche ci dicono una cosa in psicologia molto semplice. Dato che noi non siamo dei robot, ma siamo degli esseri umani dotati di emozioni, anche noi adulti, possiamo immaginare un termometro, semplificando, su una scala da 0 a 10 di frustrazione. Fino a un tot, che possiamo dire 6 e mezzo, 7, riusciamo a gestire la nostra reazione alla frustrazione. Oltre, entriamo noi in un sistema di allarme che ci fa partire la risposta un po' rettiliana, attacco-fuga, cioè, e quindi non riesco più a tollerare niente.
con i bambini altamente sensibili. E qui, ecco, questo è il termometro di tolleranza della frustrazione. A volte, per esempio, un genitore arriva a casa dal lavoro che ha già una frustrazione intorno a 3, quindi il livello prima che scatti, abbiamo ancora 3 punti prima che gli parta il pilota automatico per poi pentirsene. Ma che parte il pilota automatico ogni tanto è inevitabile. Io lo dico sempre nelle mie consulenze genitoriali, perché noi non siamo dei robot. Cioè, anche il genitore più attento, il genitore più consapevole, se lo deve perdonare che talvolta non ce la fa, perché lui, anche lui, pieno di emozioni. Cioè, e le emozioni le possiamo conoscere, gestire, ma non possiamo impedire che le proviamo. Anche perché esatto, ci accompagnerà per tutta la vita l'emozione, quindi ce l'abbiamo Esatto, lì. assolutamente. Però dobbiamo dire che se abbiamo un bambino altamente, se noi riconosciamo che il nostro bambino è altamente sensibile, dobbiamo sapere, come se ci facesse un po' da campanello d'allarme, che dobbiamo noi imparare a tollerarla, alzarla un pochino quell'asticella. Che se di mio tollererei il pianto per 10 minuti, all'undicesimo viene da dire che cazzo c'ha da piangere ancora? L'ho tenuto in braccio per 10 minuti. Gli ho dato da mangiare, ha pompato, cacchio già. Ok, non lo so che cosa c'ha, posso non saperlo, però so che non riguarda me, cioè che non sono io sbagliata, che non sto sbagliando io e che quindi anche se non lo so, lo accolgo. Questo è il punto. Accoglierlo anche quando per me quella cosa non ha più logica, come se fossimo in un fuori logica. Sì, se il bambino è altamente sensibile, io non lo sono, può essere, a volte alcuni suoi comportamenti sono fuori dalla mia logica. Capita? Beh, quasi tutti i comportamenti dei bambini sono abbastanza fuori dalla logica degli adulti. Sì, Dico però perché. spesso riusciamo un pochino a cogliere, a volte riusciamo a coglierla, diciamo, vabbè, dai, piange perché voleva quel gioco. E quindi, come possiamo fare? Allora, prima di tutto pensare che i bambini altamente sensibili hanno un alto rischio di sovrastimolazione, di andare in overarousal. Quindi devo avere in mente che devo calibrare meglio le stimolazioni. Non è il bambino che, per esempio, posso pensare che finita di vedere la televisione subito si metta a fare i compiti. Anzi, vi dirò di più, può essere anche che in età scolare il bambino altamente sensibile dia il peggio di sé dopo la visione di alcuni programmi televisivi. Quando io andavo a scuola capitava che a volte si gioiva perché invece di fare lezioni oggi guardiamo un film e di solito erano tutti film tristissimi, tra l'altro. Tristissimi? Sì, Tristissimi. perché volevano farvi stare calmi. Tutti tristissimi. Per esempio, nel giorno della memoria c'era il film sui campi di concentramento. Io di film sui campi di concentramento leggeri non ne ho mai visti. Cioè, pure La vita è bella di Benigni a me lascia addosso una pesantezza incredibile. Ecco, pensavo che se quel bambino appena visto quel film lì, e dopo c'è la verifica di matematica. Lui potrebbe essere in uno stato emotivo che non riesce a farla in maniera soddisfacente, la verifica di matematica, perché l'attivazione emotiva legata alla stimolazione precedente ha degli strascichi più lunghi. Cioè non è il bambino che volta pagina molto rapidamente. Allora dobbiamo pensare che a volte dobbiamo prima riabbassare il livello di attivazione e poi proporgli un'altra cosa. Dobbiamo andare noi in difesa sua in un primo momento, perché è come se gli fornissimo le strategie che potrà lui usare in età adulta per calmarsi, per non essere in balia delle sue stesse emozioni. Usare sempre la comunicazione assertiva, non violenta, ma anche in questo punto alcuni bambini altamente sensibili sono bambini estremamente compiacenti dell'adulto. Allora mi viene da dire, stiamo attenti quando gli parliamo, perché il bambino è altamente sensibile proprio perché ha questa attenzione all'altro, questa attenzione al dettaglio, questa mal sopportazione delle emozioni dell'altro, tende ad andare più facilmente di altri in soccorso dell'altro, adulto o bambino che sia. Allora possono essere bambini che tendono a ingoiare lo schiamare, quindi a fare anche ciò che non hanno voglia per creare un benessere all'altro. Si cancella, si annullano Se per far contenti gli altri.
hanno questa maggiore tendenza di annullarsi per far contento l'altro. Anzi, addirittura si è visto che tendono a essere bambini presi come confidenti, non soltanto degli altri bambini, ma anche degli adulti. Cioè, bambini con cui è piacevole stare a parlare. E a volte gli si racconta anche i propri problemi. Questo però rischia di sovraccaricarli, cioè loro ci stanno, ma non è a costo zero. Cioè, magari anche nelle separazioni capita che magari un genitore poi non si accorga che si trova a raccontare le sue pene al figlio. Ecco, dobbiamo proteggerli questi bambini perché loro le ascoltano. Il dramma è che loro le ascoltano più di quanto non le ascolterebbero altri bambini, cioè non vanno in autoprotezione così rapidamente. Quindi se pensiamo per esempio al modello della comunicazione non violenta, della comunicazione cooperativa, dite al bambino qual è il tuo bisogno, di che cosa, quali sono le tue emozioni, che magari diventa più collaborante, direi sì, però con un bambino altamente sensibile, prima di dirgli il mio, magari faccio dire lui il suo, perché se io dico il mio rischio che poi il suo non lo dica più. Cioè, che si fa proprio tanto carico di me, si fa carico di me, si fa carico dell'amichetto, si fa carico del disagio della maestra, fino a un po' tiene. Poi però abbiamo a quel punto due possibilità, internalizza il disagio, quindi può avere somatizzazioni come frequenti mal di pancia, mal di testa, lo vediamo che porta sul corpo il disagio, oppure lo esternalizza. Può diventare il bambino a quel punto esplosivo, dove non sa più proprio cosa farsene della sua emotività. E allora dice: ma era così, com'è possibile? Diventa proprio il bambino che si butta a terra, che sembra quasi che non si riesca più a calmare. E l'altra faccia della stessa medaglia, cioè un po' tiene e quando poi scoppia, scoppia, poveretto. E quando scoppia, ancora una volta, non giudichiamolo per il suo scoppio, ma cerchiamo noi di dire ok. Forse si è esagerato in qualcosa, c'è qualcosa che non riesce. Allora è sempre quel pezzetto di regolazione, autoregolazione emotiva. Mi regolo io sul suo scoppio, mantengo il mio centro. Anche il contenimento, holding, dato che sono bambini che hanno bisogno tanto dei limiti, diamoli, abbracciamoli. Sono bambini che più di altri si placano nel contatto fisico. Anzi, sono i bambini che spesso nella forte attivazione, in un primo momento, nei primi 20 secondi, possono scalzare, ma subito poi si spengono. Cioè, grazie. È fantastico. Cioè, e questa è la differenza perché invece altri bambini Non si lasciano toccare proprio. non si lasciano toccare, ma non si mollano nemmeno dopo 20 secondi. Cioè, altri bambini iniziano tipo una camicia di forza. Cioè, tanto tu mi vuoi più prendere, tanto io tiro giù il mondo. Ecco, l'altamente sensibile, no, l'altamente sensibile, se in un primo momento magari anche lui protesta, subito vedete che come si scarica la tensione in quell'abbraccio forte. E allora, per esempio, una cosa che mi piace quando i bimbi altamente sensibili studiano e sono a scuola e hanno fatica, di se non ce ne sono, imparate l'abbraccio a farfalla, di auto-abbracciarvi. Cioè, insegniamo ai bambini che a volte si possono abbracciare da soli quando sono in difficoltà. Io è una cosa che dico anche tanto agli adulti: datevelo voi quell'abbraccio a volte di cui avete bisogno se non c'è nessuno che ve lo può dare, perché già questo è terapeutico. A me aiuta ogni tanto a carezzare, leccarmi le mie stesse ferite, autococcolarmi, perché noi non siamo molto abituati a farci carico di noi stessi. Se vogliamo le coccole, tendiamo a chiederle, se chiediamo sempre fuori, fuori, fuori. Ma iniziamo anche dai bambini a insegnargli a farsi carico loro dei loro bisogni a volte. Poi se c'è qualcuno che è disponibile, ben venga, per carità. Però magari non sempre è possibile. Poi, per quanto riguarda le regole, nel senso che sono bambini che, per esempio, sul limite possono fare più fatica di altri, possono avere delle grandi frustrazioni proprio perché alcune regole le possono vivere come delle grandi ingiustizie. E allora su questo facciamo sempre che siano regole condivise, ancora di più di altri. Cioè, in generale, come dicevamo, l'educazione rispettosa va bene con tutti, ma non rinunciamo a darglielo quel limite a volte. Cioè, noi adulti non ci spaventiamo perché è in realtà il limite di cui lui ha proprio bisogno.
Il bambino altamente sensibile, come l'adulto altamente sensibile, spesso proprio perché sta a studiare i minimi dettagli, cerca di capire che cosa succede, possono essere anche soggetti molto indecisi. Faccio questo, faccio quello. Fanno fatica perché cercano di fare la tabella mentale dei pro e dei contro per ogni scelta, ma in alcuni momenti si perdono perché alcune scelte vanno fatte senza ponderare troppo, se no stiamo immobili. E allora, diciamo, a volte decidiamo noi per loro, accettando che in quella loro indecisione, quando noi prendiamo decisione per loro, loro protestano. Allora accogliamo quella protesta, ma sapendo che quella scelta l'abbiamo fatta non per fargli un torto, ma per toglierlo in un momento di forte angoscia che non riusciva a scegliere, aiutandolo a dire ok, adesso facciamo così. Perché a volte si ha la tendenza, dato che sono bambini che hanno appunto reazioni un po' forti, allora a lasciarli in autoregolazione. Ma nessun bambino, nemmeno il bambino altamente sensibile, realmente ha le competenze cognitive per comprendere tutte le regole. Perché alcuni limiti dobbiamo darglieli spiegandoglieli noi, perché il loro cervello è proprio in formazione, non possiamo pretendere che capiscano cose anche di conseguenze non così concrete. Cioè, vanno accompagnati e non dobbiamo aver paura a dare quel limite, però dobbiamo sapere che magari ha una reazione un po' più forte e io lo colgo in quella reazione. Lo colgo. Cioè, e me ne frego di chi sta intorno. Ma quel bambino non gli si può dire proprio niente. Esatto, tu è meglio che non gli dici niente. Allora, ci sono delle domande o dei commenti? Elisa, cugino. Non so se riesci a leggere tu. Ok, allora vado un pochino in ordine dall'inizio perché ci sono tutti i saluti, L'ho poi messo c'è qua sopra, la vedi qua sopra? Elisa, Elisa. Allora, Tommaso, 23 mesi, si commuove quando vede foto o video di quando era piccolo. Anche alcune musiche lo fanno piangere, sembra quasi gli tocchi il cuore. Sì, ecco, questa è un'altra caratteristica dei bambini altamente sensibili, hanno una memoria inaudita. Cioè, com'è che? Sì, può essere, se lo ricordano, perché processano l'informazione a livello più profondo e quindi rimane. In generale, quando dobbiamo aumentare le strategie di memorizzazione, si dice dobbiamo elaborare le informazioni in maniera più profonda in modo che ne abbia una traccia più resistente. Loro lo fanno già di loro, quindi sì. E tra l'altro sono bambini che imparano facilmente dagli errori, proprio perché ne tengono memoria. Bene, ti metto Giulia Prando, lo leggi qua? Sì, allora, ma meravigliosa questa cosa che si possono vedere a video. Tu hai delle competenze tecnologiche meravigliose. No, questo è un programmino abbastanza facile, se no non sarei capace. No, meraviglioso. Il mio primo figlio ha un temperamento altamente sensibile, variante estroversa, esatto, può essere. Ha delle caratteristiche che per me sono un dono meraviglioso. È sensibile, attento ai dettagli, ironico, empatico, esplosivo. Nelle emozioni piacevoli e anche in quelle spiacevoli, nota dettagli nelle persone, nell'ambiente, parla molto e ha una curiosità enorme per tante cose. Da neonato non ha mai pianto molto, infatti leggevo nel libro dell'A che non è indice di descrizione di quel temperamento. Di quel temperamento, sì, perché purtroppo l'alta sensibilità, proprio perché ha un tratto temperamentale, non è detto che siano tutti uguali, cioè può essere altamente sensibile il bambino che si butta a terra, quindi che manifesta esternalizzando, quanto il bambino che in realtà non crea nessun problema esteriormente, ma tiene tutto dentro. Quindi il fatto che alcuni siano in un modo e altri in un altro non vuol dire che non siano entrambi altamente sensibili. Sul fatto dell'ironico faccio una nota, colgo questo commento per fare una nota. Spesso il bambino altamente sensibile non è particolarmente ironico, non perché non sia intelligente, ma semplicemente perché prende tutto molto sul serio. E anche quando gli si fanno gli scherzi, tende a non divertirsi particolarmente, ma ci rimane molto male. E su questa cosa oso dire, non ridicolizziamo mai il bambino, era solo uno scherzo. Cioè, lui ci è rimasto male.
prendiamo sul serio anche questo suo esserci rimasto male. Cioè Ecco, non. c'è gente che mi dice, ma è troppo permaloso, non ride quando lo dicono qualcosa, Non no? ride, no, può essere, non ride, non lo ha fatto ridere, l'ha presa talmente sul serio che non l'ha fatto ridere. Ci possiamo fare, è sbagliato, con lui questo approccio non funziona. Mi Infatti, assolutamente. spiace, non è lui sbagliato, probabilmente hai capito che con lui non puoi essere troppo ironico, perché ce ne rimane male, non è permaloso, la prende proprio per vera quella cosa lì, anche sugli scherzi, eh. Sì, infatti. Guardate Rima che dice, ecco, esattamente, è timida perché sta sempre solo con voi. E dove dovrebbe stare? Tranquilli, che in Infatti, quello ti realtà anche il volevo dire. bambino che sta sempre solo con noi è una fase, è una fase. Cioè, tutti i bambini quando si sentono sicuri poi vanno per il mondo. Cioè, nessun bambino sta realmente. Quando dicevo non ho mai visto bambini sempre attaccati alla gonna della mamma. Se però ci vuole un po' di più a staccarsi, se sto in un ambiente 5 minuti e lui non si è staccato, non gli ho dato il tempo. Non è che lui sta attaccato, che non gli ha dato il tempo di staccarsi. Se però sto in quell'ambiente 2 ore, può essere che in 2 ore poi qualche passo lontano da me l'abbia iniziato a fare. Però se magari è anche un ambiente molto caotico, no, non lo fa, non si sente sicuro. Mio figlio nei primi mesi era molto in difficoltà ad uscire di casa perché piangeva da quando chiudevo la porta fino a quando non rientravo. Tutti mi chiedevano perché piange, neanche io lo capivo, perciò mi veniva sempre una grande ansia quando dovevo uscire, smetteva solo se lo tenevo in braccio. Questo probabilmente era un bambino che andava in overarousal, sovrastimolazione, e quindi l'unica cosa che lo calmava era il contenimento, holding, ti do il limite, cioè in un ambiente grande con tanti stimoli, rumori, luce e tutto, l'unica cosa che può calmare un bambino altamente sensibile è il silenzio, l'abbraccio. Sì, probabilmente era un tratto. Valentina, sempre così, prima studiano tutto e poi si aprono. E se sopra lo Scivolo, immagino. scivolo ci sono molti bambini, loro si fermano e studiano, poi si buttano nei giochi. Ma possono essere entrambi altamente sensibili? Sì, la grande osserva tutto e nota qualsiasi cosa, la piccola sto notando che fa la stessa cosa e le danno molto fastidio l'etichetta dei fastidi. Sì, può essere proprio perché è un tratto temperamentale, può esserci anche una trasmissione. Si è visto che in una piccola percentuale solo il figlio è altamente sensibile, ma nella stragrande maggioranza almeno uno dei partner lo è. Però può essere che uno dei partner sia un altamente sensibile cover, corazzato. Quindi ancora meno tollerante al fastidio del figlio, perché nessuno ha mai accolto il suo fastidio, nessuno l'ha mai aiutato ad autoregolarsi e mal tollera l'esternazione del figlio. È come dire, dobbiamo aiutare queste persone a far pace con il loro bambino interiore. Perché a volte dico sì, ma no, ma in realtà nessuno di noi è così. Chissà se veramente nessuno di noi. Eccoci qua, la mia 3 anni e mezzo, credo sia altamente sensibile, si accorge di qualsiasi dettaglio, ha una memoria pazzesca e ogni emozione la manifesta in maniera proprio esplosiva, dalla gioia alla tristezza o rabbia. Crisi molto difficili da consolare e anche accettare, sicuramente, soprattutto a livello sociale. Lei però non è minimamente timida, anzi parla con chiunque e non ha nessun filtro, nel senso che quando esce qualcuno dà una confidenza come se lo conoscesse da sempre, però nei gruppi grandi non sta volentieri, quindi può essere che sia uno di quei bimbi che è altamente sensibile, ma non la introversione e estroversione non correla direttamente con l'alta sensibilità o meno. Il fatto che ce ne siano così tanti non ci stupisce, perché appunto è nel 30, vuol dire che su 10 persone che conosciamo, adulte o bambine che siano, Non 3 funzionano così, e non è poco. Cioè, è non è poco poco. proprio. No, non è. Divina dice mia figlia, i primi 3 anni, 3 mesi di Sì. vita ha pianto. Fuori, dentro casa, in braccio, è stato tanto, tanto dura. Anche in ospedale, appena nata, mi dissero che probabilmente è una bambina altamente sensibile. Beh, allora, alcuni magari lo dicono anche un po' così. Magari Sasso. ci hanno azzeccato. Poterlo dire appena nata è un po' difficile, semplicemente perché dicevo, bisogna darsi quel tempo di conoscere chi si ha dinanzi. E, diamoci il tempo, ecco, prima di dare prima di passare subito a questa spiegazione. Certamente,
comunque se piangeva tanto era qualcosa che frustrava tanto, perché ecco, spesso si entra in questo circolo vizioso, gli do tutto, ma io non riesco a capire che cosa ancora, io mi sento frustrato, più mi sento frustrato, più il mio livello di frustrazione aumenta, più rischia, diventa probabile la mia azione un po' impulsiva. Quindi sapere che sto per superare il limite è qualcosa che mi aiuta ad alzare la mia capacità di non entrare nella modalità rettiliana di stimoli di attacco. Ti faccio un commento, ti faccio leggere il commento di Giulia Prando che ha letto il libro dell'Aro e ci tenevo a fare questa cosa, no? In merito all'Aro, la parte del suo libro inerente al metodo che chiama Corretto. correttiva mi ha stupito negativamente, ma mi aspettavo di una reazione come lei, un approccio del genere in merito a questo tema. Che ne pensate? Allora, Giulia, io particolarmente credo che, come dice, vabbè, adesso comunque Elvira dirà la sua, come sempre dico a tutti quelli che mi chiedono un libro. Rossi, cosa pensi di questo? Leggete, leggere non fa male, ok? Se avete del Leggere non fa tempo, male. ok, leggere non fa male, ok? Poi, quello che te risuona te lo tieni, quello che non te risuona lo lasci lì. Nel senso, nessun libro, come dici tu, Elvira, nella Bibbia. Anche perché chi scrive quel libro è una persona che ha un suo vissuto e che magari considera certe cose giuste e certe cose sbagliate, che non può essere esattamente per tutti uguale, no? Quindi io praticamente non l'ho studiato il libro dell'Aaron, però tu, Elvira, che la conosci, che comunque hai studiato Ok, anche altri. Vai. allora Laron ha scritto diversi libri. Il bambino altamente sensibile non è uno dei suoi primi libri. Se partiamo dal leggere l'altro, le persone altamente sensibili, quello con la farfalla, ecco perché lei usa la metafora della farfalla e dell'orchidea, che sono la farfalla e l'orchidea, due creature che sono molto sensibili alle circostanze Veramente. ambientali e dei cambiamenti. Allora, lei è una ricercatrice che secondo me è anche lei, cioè nei suoi scritti parla anche di lei, come tutti gli autori, io dico, parla anche di lei, quindi se ne avete letto il libro, non so adesso in quale, ma mi pare forse anche nel libro Altamente Sensibile, lei racconta che è stata una bambina altamente sensibile, ma l'ha scoperto tardivamente, addirittura quando era già diventata mamma. Quindi nella parte dei metodi correttivi, che effettivamente quando parla di punizioni o dare delle regole molto forti al bambino, probabilmente vorrebbe, nel suo intento, voleva essere un ammorbidire le pratiche sociali, concretamente come se non avesse preso completamente le distanze dai modelli culturali di riferimento. Ecco, prendere delle distanze dai modelli culturali di riferimento non è poca roba quella che stiamo dicendo. Lei era una persona altamente sensibile, ha studiato l'alta sensibilità, su quello mettersi a fare una critica alla sua società, forse è un pezzettino che nemmeno le competeva. Ecco. Quindi, esatto, prendiamo nel libro quello che ci piace. Io ho in mente però quando lei parla delle punizioni, non voglio difenderla perché anche a me le punizioni non piacciono, e tantomeno parlare di punizioni. Poi c'è una parte dove dice anche che la regola deve essere prevedibile, quindi se ti dico che se fai così lo fai ancora, io mi allontano e te lo dico, se lo fai allora mi devo È allontanare da te tremendo, è tremendo. Il per pezzo è coerenza. tremendo. Cioè. Esatto. No, chi conosce sicuramente l'educazione rispettosa o la disciplina dolce, come volete chiamarla, Lo trova tremendo. te stona un po' perché dice: wow, prima mi parli di cose bellissime, poi dopo mi viene a fare la puff, no? La butti così e sì, e stona abbastanza, però. Stona abbastanza, sì, stona abbastanza, lo possiamo dire in tutta sincerità. Credo che faccia parte di quella cosa lì che probabilmente nel suo intento era un voler ammorbidire, quindi usate le punizioni solo se è proprio necessario. Realmente è figlia del suo tempo pure lei. Esatto, sì, ai suoi tempi, esatto. No, non la voglio giustificare, nel senso No, io beh, manco però la conosco giustamente personalmente. Giulia, che è andata subito a comprarsi il libro per comprendere un po' meglio suo figlio, perché lei pensa, no, lei percepisce il suo figlio altamente sensibile, se ritrova questo, poi magari una che segue abbastanza bene, no, che legge, che si informa, sicuramente. Però
Giulia, ripeto, portati nel cuore quello che ti suona, quello che ti Sì. crea questa leggerezza, in quello che ti stuona, dimenticato, cioè il cervello Sì, fa. esatto, più che altro perché secondo me dà anche degli ottimi consigli, tipo ho aperto a caso, ma nella parte finale del libro, proprio nella metà finale, dà tanti aiuti, sempre sul fatto che io non credo che i consigli siano cosa buona, ma bisogna avere dei criteri. Però per esempio dice come guidare un bambino in una situazione nuova, allora dice per esempio accompagnare il piccolo nella situazione nuova, andando con lui, stategli vicino finché il suo umore non è passato dalla cautela al divertimento, poi fatevi da parte. Cioè, quindi è molto rispettoso. Cercate di fare in modo che un altro bambino interagisca con il vostro, lo coinvolga se lui è in difficoltà e vedete che sta cercando l'interazione. Aiutatelo a creare l'interazione. Quindi è veramente molto delicato Accoglie, come accoglie. rispetta i tempi di cui ha bisogno i bambini, in questo caso, Sì, di quelli dice, che restate a sono. disposizione, lì accanto, come se vi aspettaste di essere necessari. In realtà lo siamo, nel senso, parlate di come i sentimenti contrastanti siano normali, ricordatevi che spesso all'inizio non vuole fare qualcosa, può essere che lui de può decidere di suo che non è costretto a fare ciò che gli altri gli chiedono. Questo perché fa un po' rima con quello che dicevo prima, che tendono spesso ad essere molto accomodanti con gli altri, nel senso, quindi aiutarlo a dire sì, ma se tu non lo vuoi fare, cioè, anche se l'altro bambino si arrabbia, è diritto dell'altro bambino arrabbiarsi, ma è un tuo diritto non farlo, cioè, che è Quello che noi tutto. chiamiamo nel family training, lo chiamiamo bambino cooperazione, no? Vuole piacere a tutti per fare contenti a tutti, quindi è sicuramente importante farle ricordare che lui ha il diritto di dire di no, cioè, che può sentirsi libero di dire di no o semplicemente non Ha fare quello che dicono gli il altri. diritto di, esatto, e tra l'altro anche passargli il messaggio che lui non è responsabile delle emozioni degli altri, cioè se Degli altri. l'altro si arrabbia, possiamo provare dispiacere per la sua rabbia, E ma non poi se fame e impazienza. esatto, cioè Giusto. Guarda, ti faccio le ultime domande. ciao, con i bambini altamente sensibili è meglio evitare il più possibile cambiamenti e mantenere certe abitudini. E quando è necessario apportare cambiamenti all'ordine, come comportarsi? Bisogna anticipare ciò che succederà e accogliere il disagio. Allora, sulle routine, allora, sì, in generale sono bambini che appunto prediligono stare nelle routine, ma lo fanno spontaneamente, nel senso che da solo lo vedete che tendono ad essere un po' ripetitivi. Però la flessibilità io credo che sia una virtù in generale, nel senso che dico sempre le routine sono importanti, ma non devono essere una condanna. Quindi bisogna evitare il più possibile i cambiamenti. La risposta secondo me è no. Quindi se il cambiamento è necessario, non devo forzare io troppo la mano per evitare, perché alla fine deve imparare a vivere in questa società, quindi anche adattarsi ai cambiamenti. La flessibilità è qualcosa che dobbiamo aiutarlo ad allenarsi. È importante proprio questo, immaginarlo come un allenamento. Se posso, evito stravolgimenti generali a 360 gradi tutti insieme. Se è necessario perché succede qualcosa, il papà va in ospedale, la mamma va in ospedale, accolgo il suo disagio, ma non lo uso, cioè il fatto che per lui sia un problema non deve necessariamente diventare un mio problema, ma deve diventare qualcosa su cui lavoriamo insieme, perché i cambiamenti nella vita ci saranno sempre, cioè non possiamo evitargli questa situazione, perché se non gliela evitiamo veramente, dato che i cambiamenti ci saranno, è come se non l'ho aiutato in qualche modo poi a trovare anche la pace con la flessibilità. A Bene. volte sembra un po' controintuitivo, però se una cosa ti dà fastidio, se io non la faccio mai, ma però quella cosa realmente nella società succede, ho peccato, cioè ti ho protetto tanto da non renderti poi sereno. Quindi le routine sì, importantissime, loro ci vanno da solo spontaneamente, che non diventino rigidità. Importantissimo. Infatti abbiamo fatto una diretta con Antonella Sagone un po' di tempo fa dove parlavamo di questo, che a volte le routine vengono prese come se fosse qualcosa che io credo che alla fine a volte è più per una sicurezza dello stesso genitore che per lo stesso bambino, cioè a volte, ah no, lui è aspetta no, però lui è altamente sensibile, allora io mantengo la routine perché sennò, no,
Si perde il controllo, l'accogliamo e pazienza, cioè la parola magica accoglienza a tutte le sue sfasciature e a tutte le sue frustrazioni. Qua Francesca ti Sì. dì, vai. No, no, Grazie scusami. mille. Ti Volevi dire ascolto con. qualcos'altro? No, no, dicevo proprio questa cosa, che le routine, il fatto di accogliere, cioè di non di essere rigidità, perché sennò nel volergli fare un bene gli creiamo un handicap. Al contrario, cioè stare attenti che poi è un sottile confine, cioè, se non ti abituo mai ti abituerai. E adesso non voglio sforare in un altro discorso, è come dire al mio bambino non piace quel cibo e mai glielo proporrò. Però se mai glielo ripropongo, mai gli potrà piacere, cioè nel senso, io ho visto Non può bambini a cambiare, mangiare, magari non può cambiare gusto. ma non può nemmeno abituare, cioè non può trovare le strategie. Io non voglio esagerare, ma ho visto bambini di 5 anni che non mangiano la pasta asciutta, un bambino di 5 anni mangiava solo il riso, perché quando ho provato che aveva un anno, non gli piaceva, allora io. Pronto? Pronto? Elvira? Solo io la vedo frizzata. Si è bloccato Elvira. Speriamo che possa rientrare nella diretta, ma comunque credo che con questa informazione noi dobbiamo avere, tenere, o, sì, avere sempre presente che tutti i bambini sono comunque diversi, okay, e che noi dobbiamo semplicemente. Ci sei? Pronto? Sì, io ti vedo, ti sento. Ok, scusate, era saltata la connessione. Capita, questa è la cosa bella della diretta. Quindi, Ok, ok. e quindi cioè, sulle routine stare pensando che, vabbè, tollero che a volte il cambiamento fa parte del gioco e la devo accogliere in questa cosa. Stavamo leggendo Francesca che diceva che forse lei è un altamente sensibile cover, che pur avendo a fuoco le sue caratteristiche, spesso faccio fatica ad aiutarla. Lo capisco. Questa è l'importanza del lavoro sul proprio bambino interiore. Ed è tra l'altro molto bello perché poi è anche più facile riuscire a uscire. Quella sensibile credo di essere io al momento. Mi dà fastidio la confusione, il fracasso, soprattutto in casa, soprattutto da quando ero a fine gravidanza. Potrebbe essere questo influenzare in qualche modo il nuovo nato? Adesso qua ha quasi 3 mesi e mi sembra di essere in sintonia con lui e cerco la pace. Mi succedeva anche nella scorsa gravidanza, ma ci facevo meno caso. La mia prima bimba, adesso 4 anni e mezzo, quando era lattante, odiava stare in posti con troppa gente, Ma noni sono mai nomi, ah, nomi, immagino. Aspetta che te lo finisco io perché lì non è tutto. Ma non mi sono mai focalizzata su questo argomento. Adesso più che altro non sopporta rumori forti come fuoco di artificio. Va in panico i temporali. Ai temporali e ai macchinari che lavorano. Ok, sì, questa cosa probabilmente è qualcosa da cui la bimba va protetta adesso a così piccola, 4 anni, perché tutti i rumori forti a loro creano una sovrastimolazione che mal tollerano. Quindi su questa parte invece andrei proprio in protezione. E sul fatto che tu forse sei così, oso dire che è qualcosa che ti aiuta a capire che è inutile che ti forzi, perché se ti forzi hai più probabilità di far scattare il tuo pilota automatico. Quindi cerco io di creare anche per me le migliori condizioni possibili, perché una mamma altamente sensibile può far fatica a tollerare i rumori dei bambini, e allora cerco, per esempio, di non mettergli il set di pentole a 1 anno per giocare per terra, perché se già questa cosa poi mi maldispone. Non sono masochista che poi quel rumore della pentola fracassante mi rimbomba nelle orecchie e dopo che gliel'ho dato 3 minuti dopo glielo vado a togliere. Cerco di crearmi anch'io le migliori condizioni possibili. Eh sì, Mi hai fatto purtroppo. pensare a mio compagno, no? Che noi parliamo dei bambini, ma mio compagno non è un festaiolo come me. E secondo me è un altamente sensibile. C'è un modo di saperlo? Sì, allora c'è il test sul sito dell'alta sensibilità proprio dell'Aaron, che sono
tot domande, una 23 mi pare, se si ha un punteggio pari o superiore a 13, è molto probabile che siano soggetti altamente sensibili. Esatto. Perché quello che a me mi sembra normale, come un rumore o come situazione, lui lo manda in crisi, cioè proprio, no, scappa, scappa, no, c'è troppo casino, aspetta, tipo, non so, andiamo a un negozio, non dico il nome, non per fare pubblicità, andiamo a un negozio di mobili dove c'è tanta gente, colore, così lui dopo mesi sono stanco, cioè io, Ale, ma ci abbiamo un'ora? È Aspetta un stanco, attimo, devo comprare è ancora proprio la esausto. piantina, devo comprare ancora, sapete come era? Devo comprare la piantina, devo comprare i piatti. Aspetta, no, io ti aspetto fuori perché io Ecco, no. se fosse altamente sensibile, è come dire, gli sto dicendo che io ho bisogno di stare qua, lui prova un disagio, forse posso essere io ad autorità di puoi aspettarmi in macchina che quando No, io finisco. lo voglio lì, deve soffrire con me. Scherzo. No, È no, come alla dire. fine io lo capisco, ma lo capisco con le feste venezolane, quando lui mi dice sono arrivato, io vai allora, vai a dormire perché io sto qua a ballare, a ridere, a scherzare, lui non ce la fa questo casino, no? Quando tu metti insieme 10 venezolane che stanno ascoltando musica, salsa, merengue, reggaeton e lui va giù di testa. Io adesso vi svelo un segreto che qualcuno mi può prendere in giro. Sono andata solo una volta in discoteca, che ero all'università, e mi sono sentita talmente a disagio da quei suoni forti, da quelle luci, che non ci sono più voluta tornare. E Davvero? veramente quando io lo spiegavo, ma no, guarda, io lo spiegavo alle mie amiche, io non ce la faccio, guarda, proprio mi sento a disagio. Mi accorgevo che facevano fatica a cogliere quanto per me fosse faticoso essere lì. Allora dicevano, ma ti vedo triste? Io dicevo, no, no, non sono, io non ero triste. Infatti poi hanno smesso di chiedere, perché sulla discoteca ci hanno rinunciato, però magari mi portavano comunque in locali rumorosi. È come se io mi alienassi in un altro mondo. Ma non ero associato, come dire, non ero associato, non era il mio contesto. E secondo me questa cosa va un po' tenuta a mente anche. Sarà che io l'ho un po' patita, però va un po' tenuta mente con i bambini che a volte si sentono sbagliati, ma anche gli adolescenti, perché quello non è loro, non è che sono sbagliati loro, cioè forse sei sbagliato in quel contesto, è il contesto che non è giusto per te. Importantissimo. Ultima domanda, scusami che ti ho interrotto. L'attaccamento eccessivo e l'ansia della separazione può essere connesso al concetto di bambini altamente sensibili. Allora, l'attaccamento è un tema ampissimo. Cosa sia? Te l'ho messa apposta questa domanda perché io ti volevo chiedere questa cosa. Lavorando, no, poi con il family training per proprio cercare di accettare anche i bambini, no? Che deve esserci attaccamento, attaccamento, attaccato, quindi deve essere, no? Quindi noi ci rischiamo un po' di che la gente inizia a dire, cioè che le persone magari iniziano a dire, ah, ma è altamente sensibile, perché comunque le caratteristiche che hai detto, le caratteristiche di tanti bambini, altamente sensibile o no? No, Cioè, esatto. No, no, e poi sono presenti in 3 bambini su 10, quindi molto presenti. Cioè. però è importante, non, cioè, non lo so come. Aspetta, metto in fila le parole. No, cercare di. Cioè, io indipendentemente che sia altamente sensibile o no, io devo accogliere il bambino. Cioè, se è attaccato, Sì, esatto, sapere che è altamente sensibile mi sembra che anche ad alzare il livello di tolleranza, è attaccato. Ah, di comprenderlo per aiutarlo meglio, cioè dargli a lui le migliori condizioni possibili. Sulla Perché, questione solo perché la dell'attaccamento. mia mente, no? Del consulente genitoriale, è la mia mente, che questo è importantissimo anche per me, no? La mia mente, tu comunque devi alzare la soglia di sopportazione, indipendentemente del bambino che hai. Perché allora cosa fai se non è altamente sensibile? Tu, ah, le urli, no? Tu comunque devi fare quel passaggio in più. Non so se rendo l'idea. Sì, no, no, è vero, hai ragione. E soprattutto probabilmente chi viene in consulenza è perché già ha faticato, cioè è già lì che sente la l'ancella che balla, tipo siamo quasi in riserva, attenzione, cioè. Allora sì. Il messaggio che vorrei trasmettere, cioè, anche questo, come tu hai detto, no? Questa diretta non è proprio per
etichettare o se no per far conoscere comunque una caratteristica dei bambini che possiamo avere in casa. Cioè, perché... Sì, esatto. Sulla questione dell'attaccamento non vorrei veramente dilungarmi troppo adesso perché è un argomento talmente complesso che già l'aggettivo eccessivo mi chiedo che cosa significhi. Cioè, perché Chi? Decisivo per chi? Questa è la difficoltà, no? andrebbe un pochino studiata la relazione per capire se è un attaccamento sicuro, se è un attaccamento ambivalente, quindi ha delle reazioni alla separazione molto forte perché ha paura che poi il caregiver non torni, se è un attaccamento disorganizzato, quindi veramente la reazione è altissima. Cioè, è un argomento talmente grande quello dell'attaccamento che non credo che si possa correlare soltanto o forse in alcun modo a un tratto temperamentale, ma è qualcosa che riguarda la relazione. Eccessivo a me non dice niente. Cioè, eccessivo vuol No, dire. anche perché, ripeto, è eccessivo per chi? Per te. Adesso entro io con le mie formazioni, ok? Che succede? Adesso te lascio andare. Secondo no, Laura Gutman e tutte le persone che seguono questo filone, ricordare che quando il genitore fa fatica o quando vede un attaccamento eccessivo nel bambino è che io non riesco a dare quello che il bambino mi sta chiedendo. Sono io che non riesco a dare. Non è che il bambino sia eccessivo, perché il bambino viene nato, nasce con un programmino nel cervellino per chiedere, chiedere, io ti chiedo perché senza di te io non sopravvivo. Quindi aiutami a un po', ci stiamo facendo una chiacchiera, no? Quindi quando a me mi dicono eccessivo, eccessivo perché? Eccessivo Che per chi? cosa? Perché? Il bambino chiede quello di cui ha bisogno, noi non siamo lì a dire è troppo quello che mi chiede. No, allora noi dobbiamo stare lì, secondo me, occhio, è una mia opinione in base a quello che è la mia formazione, noi stiamo lì a dire io devo cercare di comprendere cosa mi chiede per poter colmare questa, no? Dare questa richiesta, perché sembra eccessivo, sembra, poi non c'entra niente questa mamma, sto parlando in modo generale, eccessivo sembra come che devo fare qualcosa, perché così mi chiede meno. Non so se rendo l'idea. Sì, non lo so dire, nel senso che su cosa voglia dire eccessivo mi aprirei un capitolo perché ci sono tanti disturbi dell'attaccamento e quindi bisogna capire se è eccessivo il comportamento del bambino o se è eccessivo il comportamento della madre. E non vuole essere una... Cioè, Difficile, è voglio farmi difficile. piccola in questa cosa perché so che... rischio di cadere in qualcuno che si sente giudicato. La questione dell'attaccamento è una questione delicatissima. Delicatissima. Quindi o si vede il bambino, o si vede il bambino nell'interazione con i genitori, si vede il bambino nell'interazione con altri, si analizza quella diade mamma-bambino, oppure sono tutte osservazioni in astratto che possono essere valide come anche no, non lo so, nel senso l'ansia da separazione è fisiologica entro certi limiti, incide un disagio se supera certi limiti. Qual è il limite? Va visto. Perché un bambino, l'ansia da separazione di un bambino di 3 anni è eccessiva se ha determinati criteri, è eccessiva a un bambino di 6 diversi. Cioè, se un bambino di 7 anni ha la stessa ansia da separazione di un bambino di 2, Eccessivo. È è eccessivo. difficile. Quindi, Comunque come faccio a darla in astratto questa risposta? Cioè, questo argomento, se volete, va approfondito facciamo parlandone un'altra diretta, magari. sugli stili O se d'attaccamento. avete bisogno potete consultare con Elvira e hai i tuoi contatti sulla tua pagina e Sì, quindi sì, sì. sentite che qualcosa, non lo so, non va. L'importante sicuramente è cercare di comprendere la situazione. Rispondo soltanto a una domanda di Valentina Mosca, il tesoro dei bambini altamente sensibili di Elena Lupo. Cosa ne penso? Ne penso che è carino, è praticamente il bigino del libro dell'Aaron, perché quello credo siano la metà, è del Leone Verde, la collana, quella di tutti i libri, più o meno quelle. La Elena Lupo ha fatto la prefazione e ha collaborato tanto con l'Aaron, nel senso che hanno studiato insieme, poi la Elena Lupo aveva fatto il seminario dell'Aaron, quindi sono molto in sintonia e sicuramente più scorrevole, nel senso che uno non si mette a leggere 400 pagine Bene, bene. di Mira, io libro. ti ho rubato anche 13 minuti in più, quindi abbiamo detto fino alle 15, ma qua la cosa è andata, scusami, un po' di più. Volevo dire però che Elvira e io stiamo partecipando insieme al summit che partirà il 4,
Quindi Tre partirà lunedì. lunedì. Ci sono dei incontri bellissimi, gratuiti. Potete andare o sulla sua pagina o sulla mia pagina e avere tutta l'informazione. Secondo me è una bellissima opportunità per chi ha i bambini da 0 a 3 anni, ma anche chi no, perché ho visto tutti diciamo, gli interventi. Secondo me sono importantissimi, sono bellissimi tutti. Quindi andate a scrivere e poi ti lascio andare, Elvira, se vuoi, puoi salutare. Sì, no, dimmi, dimmi. No, e poi volevo dire che il 12, il 13 e il 14 maggio c'ho la maratona educazione rispettosa, saranno tre masterclass gratuite, dovete iscrivervi perché sarà bellissimo, lo dico io. E non ne Direttamente dubitiamo. pubblicità, Me l'hai fatta anche sul finale, dovevi farlo all'inizio, strategia di marketing. Vuoi salutare? Un abbraccio, grazie veramente a tutti. Grazie a te. Ciao Elvira. Ciao a Ciao! tutti. Ciao 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 ciao.